Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è veramente un video di unboxing, tanto per se lo possiamo chiamare unboxing. Sono io che apro un po' di bustine tirate su a caso in edicola perché stavano a poco e quando posso mi piace prendere su robine così a random e vedere se dentro ci trovo qualcosa di decente o no. Un po' come il grattevinci. Ecco, c'è la gente che compra il grattevinci, io prendo le bustine stupide così in edicola quando c'è qualche spiccio. Quindi abbiamo due buste di duellante leggendario antico millennio, dove speriamo di trovare o il limite di mille occhi, quello nuovo, di cui mi sfugge il nome adesso, oppure la fusione ingranaggio antico, duellanti leggendari Sole della Rosa, dove speriamo di trovare una delle carte da soldi delle arpie o qualche cosa per i trini, non si sa mai. Questi che li ho presi non so neanche io perché in realtà, quindi pace, quello che trovo trovo. Cominciamo da quello dove quello che si trova, dai. Andiamo. Via. E andiamo. Tac. Red Raptor Lanius Canterino. Red Raptor Prontezza. Calice proibito. Red Raptor Nido. Lagnus imitatore, nido degli scarafaggi pungiglione, tifone, wow, adesso sì, arpista arpia e super quanta bestia magna ligre, ok, va bene, ci sta, andiamo al prossimo, prova un po' meglio. Tac, tac e tac, e apriamo. Se non uccido la telecamera nel mentre lo apriamo, dai. Sono un po' smint. Sono molto smint. Non so se si vede contro luce. Si vede che sono strasmintate, ragazzi. Sì, si vede. Madonna, sembra che le hanno veramente ciancicate un cane, queste carte. Comunque, super quanta spada, magna assassina. Ok. Un altro nido degli scarafaggi. Rota. Super quanta alfata, cavaliere fantasma ala, alza rango magico, generale Zubaba, minchia. Cavaliere fantasma spada è un 101 smintato, ma in una maniera che non ho mai visto in tutta la mia vita, cioè è tipo come se fosse bagnato, ragazzi, non so com'è possibile. Guardate che danno che ha sta carta, cioè pazzesco. È rarità acquatica questa, è veramente un mostro d'acqua. Sembra che l'hanno messo a bagno nel tè, cioè fuori di testa. Vabbè, buono, quindi direi che qui mucchio. Però almeno ho trovato veramente un pezzo da collezione, cioè una carta del genere non esiste. Ma poi la tocchi è proprio rugosa, cioè pazzesco. Prossima, vediamo se ci va meglio con uno di questi. Allora, Russell, lo spazzaneve frettoloso, piccolo trivia, questo prima era soltanto una promo che usciva con un gioco della PSP, mi sembra. Ce l'avevo tanti tanti anni fa, tipo 2012. Passa il tempo, eh. Cavaliere Espresso Notturno, buona carta. Regina Arpia, nice. Drago Rosa Rossa e scarica di colpi. Ok, non proprio un gran pacco, neanche questo. Vediamo gli ultimi due, dai. Io ci credo, ragazzi, io ci credo. Il potere del Grattevinci Gacha è con me, dai. Ok. Allora, cavalletta pungente, che io quando vedo i mostri insetto sono sempre felice, quindi va benissimo. Drago armato livello 5. Tante lettere, cannone, drago, catapulta. Magico senza volto, illusionista, nice. E ultima. Mostra effetto. Cos'è? Illusionista dei mille occhi. No, 10.000 occhi, scusate. Gli avevo cavato uno zero, dai. Carino, carino. Next. Ultimo pacco di oggi. Questa fusione ingranaggio antico c'è? L'annuso un attimo. Non lo so. Non lo so. Ci proviamo. Vediamo. Mandatemi la vostra energia. Allora, la prima carta è un abbandono, molto bellino, drago armato livello 7, ci piace, rito illusione nera,
scaglie corrosive e l'ultima cos'è? Vediamo il colore, sbirciamolo. Ah. Oh, attenzione. Ah, era armato cannone catapulta. Ok, direi che col senno di poi è stato un supermeno, però almeno è stato divertente. Devo ammettere che è stato divertente sbustare sta roba. E in più almeno sono riuscito a sbustare una carta bagnata, che non mi era mai successo in tutta la mia vita, cioè c'ho un 101 bagnato. Grandissimi. Ci abbiamo provato, l'importante è lo sport, come al solito ha vinto lo sport anche oggi, ha vinto la Konami soprattutto. Se vi piacciono video del genere fatemelo sapere, io capita spesso in realtà che io passo da qualche parte e tiro su qualche bustina, ma non mi filmo mai perché vengono video super brevi come questo, super cazzola, è buona. Se vi piacciono e ogni tanto vi fa piacere vederne uno, fatemelo sapere sotto. Magari se capita la prossima volta faccio un video. Però, ripeto, me lo direte voi nei commenti. Un saluto a tutti e prossimo del canale.